Buonasera, siamo qui con Giovanni Paolini, maestro fotografo, residente ora a Milano, ma monteporziese di nascita. Maestro che avrà una sua mostra in settembre, una sua prossima mostra in settembre. Le sue foto sono molto conosciute, soprattutto sui social network. Due parole sul suo modo di fare fotografia. Beh, io ho sempre fatto fotografia, ho cominciato quando è nata mia figlia e la passione pian piano si è sviluppata fino a prendermi completamente, insomma. Io fotografo in un modo strano, in un modo molto istintivo e in maniera, cioè non so mai cosa fotograferò, non so mai cosa farò, faccio di tutto. Posso fare ritratti, posso fare paesaggi, una ricerca particolare, cioè cerco di fare, di vedere il mondo in una maniera diversa da quella che la vedono tutti i fotografi. Premetto che secondo me la fotografia è un dono di natura, nel senso che è come il calciatore che gioca bene perché è dotato, io penso di essere dotato per la fotografia e quindi fotografo per me stesso. Abbiamo visto molte sue foto, lei predilige il bianco e nero, spesso e volentieri vediamo molte sue foto in bianco e nero, probabilmente ispirandosi al mitico Giacomelli. Giacomelli, sì. Ma io diciamo preferisco, amo il bianco e nero, i miei inizi sono bianco e nero perché stampavo, cioè gli inizi sono proprio classici del fotomotore, quindi la stampa in camera oscura, diciamo lo sviluppo tutto in maniera diciamo autonoma. Però ultimamente con l'avvento di internet, ma soprattutto di Photoshop, anche il colore non è che non mi dispiace, però il mio maestro in assoluto è Giacomelli, il grande Giacomelli. Un'ultima cosa, due parole sulla sua prossima mostra. Beh, farò una mostra a settembre al Circolo Cizanum di Cesano Boscone, dove presenterò 28 mie fotografie in bianco e nero. Il titolo sarà Pretesti. Pretesti perché per me non ho un filo netto, logico, ben preciso, ma il filo è quello della foto che trasmetta qualche emozione, qualche sensazione. Quindi è un pretesto il fare fotografie, insomma. Ringraziamo Giovanni Paolini, Monteporziese Doc. Qui da Teleschianto è tutto.